Controllo Ciao a tutti e cosa è rimasto bentornati. del reattore di Covenant e cerco di localizzare dove è precipitata la Hope. Se i reattori dell'astronave sono ancora intatti, possiamo usarli per distruggere le... Scusate per la assenza. Ehi vabbè, ma che cazzo sono tutti sti botti? Per l'assenza della serie di Halo dal canale per qualche giorno, perché effettivamente avete visto che sono usciti un sacco di novità e quindi sono stato letteralmente sommerso dai video da fare, oltre ai problemi lavorativi vari, insomma, vabbè, che adesso non sto qui a raccontarvi perché non mi interessa annoiarvi. Per cui adesso riprenderemo normalmente, per fortuna. Apriti sesamo, credo. E voilà. In teoria. Non ma l'ho no. ancora localizzata. Ma che cacchio? C'è difficile sta parte, oh. Poi finché facciamo dei lisci da paura così. Hai voglia che è difficile? Dobbiamo guadagnare tempo nel caso il guardiano e le sentinelle riescano ad attivare l'arma finale di Halo anche senza l'indice. Le apparecchiature in questi canyon sono le armi primarie di Halo. Ok. Sono 3 generatori a impulsi di fase che amplificano il segnale di Halo e gli consentono di far fuoco nello spazio profondo. I livelli di potenza sono enormi. Non riesco nemmeno a misurare l'impulso. Dunque, se danneggiamo o distruggiamo i generatori, il guardiano dovrà ripararli per poter usare Halo. Questo ci darà altro tempo. Vediamo, se non ricordo male. La posizione del generatore più vicino con un punto di rotta. Dobbiamo entrare e neutralizzare quell'affare. Mi ricordavo bene. Bene, anche un colpo per il coso. Dai, che pacco. Vabbè. Dall'alto. Porcaccia. Ce ne sono altri? Sì, è pieno qua di nemici. Hai voglia? Vediamo di sfondare qualche testa. E vai. Ma perché non riesco, cazzo? Bene, così mi piace. Vabbè, il grunt lasciamolo lì, dai. Usiamoli meglio. Questi 4 colpi. 210 metri da sopra. Ci serve un velivolo, allora, mi sa. Wow. Vai. Qua, mamma porcella. Mi hanno tolto vita. Mi venisse del bene. Vedo dei flood lì. Ehi là. Possiamo tranquillamente andare di qua. Mamma mia, che parte odiosa, veramente. Aspetta, prendiamoci uno di quei Banshee. Ci servirà per arrivare in tempo al generatore. Sono gli Elite che ci inculano, eh. Quello è il problema. Vabbè. Vai a cagare.
vediamo di sbrigarci, eh. Tra l'altro, se non ricordo male, qua nella fossa c'erano delle cose interessanti, mi pare. Evidentemente mi ricordo male. Me ne ricordavo piena di cose, boh, vabbè. Allora, Pinco Pallino, vai. No, liscio. E vabbè, buonanotte. Ok. Bene. Finalmente possiamo prendere il volo. Bene, muoviamoci. Che parte odiosa. Mamma mia. Che parte odiosa. Cosa ve lo dico a fare? L'avete visto anche voi. Bene. Ok. Piano Banshee. Dai, appena comprato, appena uscito dalla concessionaria, già un danno. Un attacco in meno di vita, vabbè. Chi c'è qua? Quello è il generatore. Il nucleo centrale è l'ampliatore. Dovevo andarci addosso, se me lo ricordavo questa cosa. Obiettivo raggiunto. Il generatore è in sovraccarico. Analisi. Il nucleo del generatore è fuori uso. Bene. E vai. Praticamente diceva, per farlo sovraccaricare, vacci dentro con lo scudo. Sì. Ok. E adesso dobbiamo uscire, mi sa. Si dovrebbero dare un altro obiettivo adesso, penso. Spacco tutto per sembrare un duro. Il secondo generatore è situato nel canyon adiacente. Usciamo. Fisserò un nuovo punto di rotta mentre ci avviciniamo. Ok. Ah, lì dentro. Vedo gentaglia io qua comunque, eh. Cacchio! Hanno il cannone questi. Maledetti grunt infami. Ce n'è un altro quel cannone, mi sa, vediamo. No, non è vero. Comunque sono pericolosissimi, eh. Hanno un cannone che per un qualche motivo in Halo 1 è l'accesso all'altro Kenya. Scompare. Nel 2 invece sarà utilizzabile. Stranezze. Lo famo stealth, o almeno ci proviamo. Liscio, liscio, liscio. Ok, così mi piace. Bene. Di qua, mi sa. Che figata. Un'imboscata. Però intanto qua i colpi per il pompa vanno via come il pane, eh. Il che non è una cosa buona, purtroppo. Flood. Ma com'è possibile che ci fossero Elite qua e Flood qua, porca vacca. Che storia è questa? Aiuto.
Così non va bene, Così non va bene. Anche perché i flood... Ecco, per l'appunto, porca vacca, adesso mi sbranano. Vabbè, vaffanculo. Che disastro. Andate contro i Covenant, per favore. Ehi, quanta vita ha questo? Cacchio. È distruttibile. Buono. Ah. Ops. No, i flood, no, perché? Pensavo di essermene sbarazzato, invece no. Disastro. Che cacchio ho sentito io? Ah, bene dai. Bene. Tra l'altro ci sono pure le frecce al contrario, perché questa qua è la missione di prima, però è al contrario più o meno. Ui là là. Cosa? Che cazzo, ma perché non ci va... Che palle. Tenete. Bah. Insomma. Avete visto i flood che assaltano il ponte? Mamma mia, che bastardata. Quelli l'infame con la spada. Che ci ha fatto il culo. Dai, vieni qua, merda, che non sei altro. Ho paura. Sì? Dai, venite di qua, dai. Tira il piattello, su. Qualcun altro che attraversi? Bravo. Qualche altro volontario? Mamma mia, che arma imprecisa. Scandalosa, cazzo. Vabbè. Mai visto un fucile d'assalto così impreciso in uno gioco io. Però sono scelte di progettazione, per cui va bene, de gustibus.
Io sento altri flood qua, eh. Però da vicino rompe i culi effettivamente. What the fuck is happening? No, cazzo! Che disastro! E vabbè. Ciaone. Mamma mia. Mamma mia. Racimoliamo colpi qua, spero in qualche modo. Non ne posso più. Tipo questi, bene. Qua sopra vediamo se c'è qualcosa di buono, magari un medipack. Nope, niente medipack. Ci attacchiamo al cazzo. Qua mi sa che un elite è stato sconfitto. Sì. Ui là, ma che cazzo è? Mi ha fatto prendere decisamente paura. Le pulsazioni di Master Chief che giustamente non promettono nulla di buono. D'altronde gente con i lanciarazzi, ma che cacchio. Dove è andato? Così non va bene. Cacchio. Per fortuna. No, vabbè, tu stai lì, chi se ne frega. Beh, due alla volta non fanno niente. Quando cominciano ad essere 15 o 20, insomma, parliamone. Pure. Giochiamo di sponda. Pessimo. Cazzo. Sono pericolosi questi flood. Pure il Banshee ci si mette adesso. Grande. Non so quanti lisci ho fatto nel giro di un secondo. No, oh cazzo, avete rotto i coglioni, Adesso andiamo avanti. Anche perché sono pure senza scudo, quindi vuol dire che i fluidi piccoli mi sprandano. Mi divorano. Ok. Sentinelle. No. Super liscio. Da che parte si va?
Bene. Spero siete morti però così, eh. Pare di sì, dai. Pompa ricaricato. Quasi pienamente. No. Mamma mia. Sicuramente questo non è un ascensore molto sicuro, eh. A prova di sicurezza, diciamo. A prova di sicurezza, ma si può dire. Vabbè, comunque avete capito, dai. Un ascensore in cui uno può cadere di sotto, diciamo che proprio non è il massimo, eh. Non è proprio il massimo. Spara qua. Porcherie. Bene. E vabbè. Con il pompo state tranquilli che non si rialzano. Sì, ma vaffanculo, ma dai, ma che figura di merda mi fai fare? Appena detto 2 secondi fa che non si rialzano da così vicino. Giusto perché siamo dei vandali. Ma io andrei avanti. Orribile. Ok, occupiamoci del prossimo generatore. Vediamo se riusciamo a sfondare sto coso. No, buono, eh. Cazzo. Sì, beh. Purtroppo questo qua contro il Wrath non fa i miracoli. E invece no. Va bene. E contro il Banshee? Un po' più difficile. Più che altro per la lentezza dei colpi. Bene. Vediamo. Ah beh, intanto là c'è qualcuno, eh. Ciccio? Basta che precisione. Ah beh. Ok. Vediamo cosa c'è qui sotto. Metri via per di là. Medipack, grazie. Vicolo cieco. E di là anche, mi sa. Però c'è un cadavere per terra. Vediamo se ci sono munizioni interessanti, magari. Ok. Via. Come si raggiunge l'obiettivo di là tornando indietro? Probabile. Ci passiamo qua.
No. Sì. Incredibile. Bene, dai. Meglio così. Qua c'è un Warthog. Ma il problema è... c'è qualcuno da portare in giro col Warthog? Non credo. Allora è meglio usare... il Ghost. Sì, fatemi male. Porca vacca. Famoni che sono. Ok. Whoops. Cacciatori? Mi sa che tante di colpi rimbalzano, eh? O almeno così sembra. Ops. Da che parte stavamo andando qua che non si capisce? Ah. Ok. 280 metri per di là. Ehi, 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 ehi. Fermo lì. Che mi devo prendere il Banshee. Ok. Ciao. Via. E si vola. Di investirla con il Banshee. Va bene. Vediamo di distruggere l'altro Banshee in qualche modo. Tipo Top Gun qua. Ok. Ce n'è un altro, mi sa. Via. Resistente, eh? Questi qua che usano la torretta ovunque la trovino. Vabbè. Non ci credo. Che figure di merda. Vabbè. Via. Prima che spari qua. Oh cazzo. Mamma mia, per un pelo. Vabbè, lasciamo stare il Wise, andiamo a destinazione, va, prima che mi infastidica ulteriormente. Infastidisco ulteriormente, eh. Questo Banshee qua è praticamente andato, ma va bene così. Ok. Mi spiace ragazzi, ma è una vendetta personale questa, eh. Bene.
non c'è mica lo scatto in qualche modo, no? Che cacchio c'è qua? Che palle. Ah, questa parte qua. Anche questa purtroppo me la ricordo. Per l'appunto. Generatore in sovraccarica. Ne manca uno. Beh, ah, ok. Mi sono confuso. I tunnel sotterranei. Teoricamente dovrebbero avermelo. Ho individuato la pila robot. Non è vero. Si è fermata a 1200 km più su. I rilevamenti indicano che i suoi reattori sono ancora accesi. Nemmeno io posso accedere ai sistemi di sicurezza della pila robot senza l'autorizzazione del capitano. Dobbiamo trovarlo. O almeno il suo impianto neurale per innescare la detonazione. O almeno ci proviamo. Un solo bersaglio rimasto. Occupiamoci dell'ultimo generatore. Vai. Il tunnel porta all'altra sezione del canyon. L'ultimo generatore da distruggere si trova da quella parte. Oh, torretta maledetta. Vero, che coraggiosi che sono. Mamma mia, fare questa parte qua a piedi deve essere una tragedia. Ancora vivo sei. Morti tutti? Pare di sì. Ma vaffanculo. Che infami. Cioè, agguato con lanciarazzi. Qua mi ricordo che da piccolo spesso e volentieri morivo. Almeno una volta. Beh. Ah, ok. Allora, facciamo una run veloce. Veloce. Ok. No. Tocca andare a piedi. Uffa. Questa parte qua è terribile. No.
Che sia morto? Sì. Ok. Io che volevo il mio bel Banshee. Ma che? Che peccato. Che differenza di luminosità, mamma mia. Che differenza. Ultima corsa. A piedi in un ambiente così grande. Ma. Whoops. Tanto adesso si rialza qualcuno qua sicuramente. Potevo rubarlo? Volendo sì. Ma troppo complicato. Cazzo. E vabbè, oh, Covenant maledetti. O sparate a me o sparate a loro. Ok, decidetevi. Maledetto grunt. Ecco. Cerco di dargli un effetto quando sparo. Allora, abbiamo dei ghost qua. Vabbè, meglio di niente. Se non altro possiamo scappare più velocemente. Andate Covenant, combattete contro i cosi, contro i Flood, benissimo. Ui là, qua c'è un sacco di cose interessanti. Wow, 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 wow. Bene. Ah, perfetto. Prendiamo un po' di cosine, vediamo. Magari dei colpi per il pompa. Mi auguro. Ottimo. Meglio di così non potevo chiedere. Avanti tutta. In realtà è indietro, Pessimi.
No. Questa parte qua bastarda non me la ricordavo. Ah no, dai, ce l'ho fatta. Meglio. Vabbè, ma sei un infame, sei. Adesso stiamo distanti, perché veramente. Quanto resistente è sto coso qua? Liscio. Indistruttibile sto carro armato, vabbè. Boh. Indistruttibile, va bene. Finalmente. E comunque hanno vinto i Covenant qua, eh. Liscio. Niente, adesso il Banshee esplode. D'altronde. Porca vacca. Ma pensa te. Pensa te che bastardi che sono. Cosa? Pure quelli invisibili ci sono, ma che cazzo è? Ma io tutta sta confusione non me ne ricordavo. Porca vacca. Via? Ma di corsa anche, eh? Ma dai, ma che cacciatori anche, ma da dove sono stati fuori questi qua? Boh. Mi hanno distrutto il Banshee di nuovo. Ciao ciao. Io ho preso il Banshee e me ne vado. È veramente difficile quella parte, porca vacca. Checkpoint. Ah, pure le sentinelle. Sì. Non è possibile. Eh beh, giustamente, con uno di vita era un po' difficile, vabbè. Che cazzo, stavo scendendo. Maledetti infami.
Se mi cade in testa, guardate come prima. Cioè. Porca vacca maledetta. Ci è mancato poco. Mamma mia, quasi in testa. Pronto. Ultimo bersaglio neutralizzato. Andiamo via di qui. Sì, ti prego. Proviamo un passaggio e andiamo dal capitano. No, ci vorrà troppo tempo. Hai un'idea migliore? Elo dispone di un sistema di teletrasporto. Ecco perché il guardiano si sposta così in fretta. Ho capito come accedervi quando ero nella sala controllo. Sfortunatamente, ogni trasporto richiede un consumo elevato di energia. Qualcosa mi dice che non mi piacerà. Ma vedrò di estrartela dalla tuta senza danneggiare lo scudo. Ovviamente si può provare una sola volta. Procedi. Procedi. Keys organizza un attacco contro una nave dei Covenant e porta in salvo il capitano. La rete dei Covenant è nel caos più totale. Da quanto ho capito, il loro comando ha ordinato a tutte le navi di abbandonare Halo dopo aver trovato il Flood. Ma sono arrivati troppo tardi. I Flood hanno sopraffatto e disattivato questo incrociatore. I Covenant temono che i Flood riparino la nave e usino per fuggire da Halo. Hanno inviato una squadra d'attacco per neutralizzare i Flood, riparare la nave e partire. Ho stabilito una connessione con l'interfaccia del capitano Keys. È vivo e gli impianti sono intatti. Ci sono interferenze con il reattore danneggiato dell'incrociatore. Ci avviciniamo il più possibile. Ok. Ah, ho capito. Le coordinate devono essere... Al contrario. Ok, scusa. Bene ragazzi, e dopo questo parto di livello noi chiudiamo la puntata. Grazie, alla prossima.